Avrai tranquillità. Bentornati tutti quanti sul canale di Sacrifice, sono sempre Senso, oggi porta l'accensione di Sterry Eyes. Allora, mi voto 6, chi non ha visto il film non proseguo altro video, perché comunque adesso farò la parte spoiler. E per chi l'ha visto mi scrive nei commenti cosa ne pensa del film, siete d'accordo con la mia opinione. Adesso vado avanti con l'accensione, rispondi su 3, 3, 2, 1, via. Allora, il film parla di Sarah Walker, questa attrice prepotente, abbastanza determinata anche, che lavora in questa catena di fast food americana, che però si occupa di pollo allo spiedo, ho capito bene, pollo fritto. E perché la tua serie? Sono delle cose concludenti che non mi sono piaciute, solo la parte finale mi piaceva abbastanza. Quindi, Sara vive in questa specie di albergo con i compagni e tutto quanto, che loro più diventare regista, un'attrice, l'altro attore, ok? E cosa succede? Che Sarah Walker vuole diventare appunto attrice. Un giorno questa grande casa produttrice la chiama e gli dice: vengo per fare il provino. Brutta testa minchia, tu accetti su due piedi sta cosa? Cioè, tu hai recitato solo in teatri del cazzo fino adesso, se cioè, non hai mai recitato anche in un film e una grande casa produttrice ti chiama e gli senti, non trovi che la cosa sia un po' troppo sospetta? Criva miseria! Comunque sta sema va, perché è stupida, nel senso, per accettare un lavoro così è stupida, senza anche prima informarsi bene. Va da loro, vede questi tipi un po' ambigui, un po' strani, e dopo aver recitato e dopo aver fallito, vai mai si strappa i capelli, brutta sema schifosa. Cazzo, cosa è da che ti strappi i capelli, minchia? Cioè, hai sbagliato, tutti sbagliamo, cazzo, fare le cose nella vita. Comunque. Questa ritorna all'esità di quegli imbiquili dicono le faremo sapere, quindi lei se ne va, se le lei non sapendo che comunque è stata rifiutata pensa di potersela fare, cosa fa? Si licenzia al Big Foot americano dicendo io voglio puntare in alto, è una rettrice. Infatti dopo un paio di giorni la richiamano, va a incontrare il produttore che la vuole incontrare e questo è un tipo sulla cinquantina abbastanza serio. Che parla del futuro, parla dell'Hollywood, parla delle salsesse della vita, non so che cazzo di filosofo hanno inserito in questo film comunque. Dopo un po' resta il fatto che dopo ho finito di parlare, trippe e trappe tra i due, contratto, 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 cosa succede? Lui inizia a far pensare la gamba, e questa cosa fa arrabbiare, prende la bocca, fatemi scendere da qui, cazzo! Non voglio essere malpensata! Bah, ridicolo, proprio il limite. Poi vanno, lei torna a casa, piange perché ha fatto la figura di merda. Una cosa fatalmente incassata è stata questa. Lei vuole riassettare il lavoro al Bigfoot lì americano. Il direttore la prenderebbe anche, però succede dopo lei, la stronza, chiama, dopo aver rifiutato di partecipare al film del suo amico, che forse è una persona molto più seria, chiama e dice, mi scusi, ho fatto una figura di merda, mi riassume, posso tornare a partecipare, voglio tanto quel ruolo. Mio Dio, cosa mi tocca sentire? Torna, vedi queste qui della setta satanica più o meno con queste maschere nere. Lei che tipo si fa lui, tra virgolette, sulla mano si vede una stella satanica con le 5 stelle, no? 5 punte di stelle. Cosa succede? Dopo un paio di giorni la vedi molto più diversa, molto più arrabbiata, se la prende con tutti e che l'hanno cassata, manda a fanculo tutti. Diventa tipo una ragazza abbastanza rabbiosa, inizia anche un po' a deteriorarsi la pelle, si sta trasformando in una morta perché lui gli ha detto: quando sarà il momento, rinascerai come star. Prima di fare il sacrificio, però. Il suo sacrificio è quello di trasformarsi in una morta, morire e ritornare in vita poi successivamente come star. Cioè, rinascere proprio come nuova vita. E infatti lei si deteriora, la scena in bagno è schifosa perché comunque lei dopo. Vedi una pazza roba muoversi, dopo vomita dei vermi, dalla vasina gli esce il sangue, inizia a invecchiare, marcire, i capelli gli cadono, gli occhi si diventano più come se non si vedesse più, diventa tipo una creatura notturna. Cioè, insomma, l'intorno non morta tendenzialmente. E in preda alla follia cosa fa nel finale? Lei prende un coltello, uccide la sua amica, poi ammassa l'altra camera a letto. Se solo la coinquilina risparmia per ultima, però massa anche il ragazzo per approvargli il provino, gli conficca un coltello qui nello stomaco. Insomma, fa fuori tutti i membri lì del circolo del regista perfetto, tra virgolette,
E poi successivamente succede questo: lei muore, e quando rinasce, perché la setta la fa rinascere, è tutta senza capelli, però sempre lei, senza capelli però, pelata completamente, e sta nel letto, arriva la coinquilina, lei dice: vieni qui come facciamo una volta, tesoro, e se tipo gli mangia la lingua, non so cosa gli fa, non ho capito bene, e l'ammassa. Lei tutta contenta si mette questo parrucchino finto e assomiglia a una star di Hollywood, con questi occhioni verdi soprannaturali. Cioè, è diventata bellissima a un certo punto e è una citazione alle star di Hollywood. Quello che ha detto il proprietario lì della casa produttrice ha ragione. Ci vuole un sacrificio per avere la vittoria. E quindi il sacrificio lei è stato morire, ritornare, morire, ma non so, il sacrificio più grande è stato ammassare gli amici che qui teneva, ritornare in vita. E entrare la star che tutti volevano adesso, brava stronza, hai un futuro davanti alla tua carriera misera. Le ho dato 6 perché mi è piaciuta solo l'ultima parte di questa qui finale. Lei che si deteriora, pian piano muore, piano piano va assente. Mi piace come idea. È già stata fatta in mille film, ha detto Contra, e si sa cosa è sviluppata tantissimo. Qui non è che viene spiegato bene che cazzo succede perché si deteriora, lei improvvisa intorno a un zombie. Però mi piace comunque l'idea di questa cosa, che di morire per aiutare qualcun altro e diventare molto più vittoriosa nella tua vita. Cioè, è bello, bella come come idea per un film, appunto. Per il resto, puttanate, lei che chiama la prima volta e accetta subito il lavoro senza prima informarsi, poi la seconda volta ritorna dopo quello che ha fatto il proprietario, quella cosa proprio non può essere accettata, neanche nella realtà, figuratevi in un film. Denuncia, denuncia lo stato puro se voleva. Comunque. Fotografia abbastanza cupa nei momenti, è un po' troppo grigia nei momenti a che chiari. Regia buona, ho visto ogni tanto comunque la telecamera barracollare, quindi vabbè, si è capito comunque il regista, forse era uno dei suoi primi film, eh? Non mi ricordo chi era il regista. Comunque si vedeva barracollare la videocamera, quindi diciamo che il regista non aveva una prospettiva molto soggettiva. Per il resto niente, l'attrice, io si chiamo Amanda ma non mi ricordo il cognome, è brava, è stata brava a recitare, a parte le scene schifose che ha messo dentro quelle puttanate che vi ho detto già prima, però non è colpa sua, è colpa di chi ha scritto la sceneggiatura, quindi lei è stata brava a recitare, anche nella versione non morta è stata brava. Quindi niente, per me è un solito film a tema B-zombie, tra virgolette, una che viene si trasforma in non morta, però per un'altra passella, non so se è bene a capire se la setta satanica gli ha lanciato la maledizione addosso e quindi questa è diventata non morta, secondo me è così. Perché quando la resuscitano vedi proprio le candele che formano il pentagono e il pentastelle e loro che tipo recitano delle preghiere, ridono, scherzano, dicono comunque questa cosa per ritornare in vita, quindi cassi, c'è nel senso. Comunque buon film nel merito, 6, sufficienza base perché comunque boh, si fa guardare una prima volta ma non lo riguarderei né una seconda né una terza, proprio da dimenticarsi per me. Fatemi sapere nel commento di sotto cosa ne pensate, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e commentate. Qui tutta la sessione, lo sacco, se noi ci vediamo al prossimo recensore. Ciao a tutti, un bacio in pubblico.